Forse pochi sanno che da 3 legislature il Parlamento italiano è sistematicamente il più giovane d'Europa. Da 3 legislature è sistematicamente il più giovane d'Europa ed è il Parlamento col tasso di ricambio più elevato d'Europa. No? Più di Inghilterra, Francia, Germania, Spagna, eccetera. E quindi questo è ovvio dati i 20 anni che attraversiamo, quindi bisogna stare attenti a cosa si intende per giovanilismo, perché sotto questo profilo, se davvero i giovani funzionassero meglio, la politica italiana avrebbe dovuto essere quella migliore, no? Cioè, se la variabile fosse stata solo quella. C'è una questione delicata in realtà, poi ne accennerò, su cui vale la pena soffermarsi, e cioè il problema dei giovani è nei parlamenti o nei governi? Questo è un nocciolo delicato, cioè è nelle classi, nella sezione di classe dirigente che governa o nella sezione di classe dirigente parlamentare? Ecco, questo è un tema su cui vi invito a riflettere, perché se si osservano gli altri paesi, in genere io ho i giovani al governo, anche gli esempi fatti da Raffaele Morese, che fossero di Blair o di Obama o della stessa Merkel o di Zapatero, eccetera. Io ho i giovani al governo che devono lavorare 24 ore al giorno e la saggezza in Parlamento, no? E la saggezza in Parlamento. In Italia ho esattamente il contrario, no? Questo è il punto italiano, no? Un eccesso di giovanilismo parlamentare e un eccesso di senescenza governativa. Questo è il nocciolo su cui vi inviterei a riflettere, no? Veniamo invece al filo, 3 punti che segnalo. La prima, ormai è chiaro che la transizione iniziata nel 92-93 è fallita, no? Quindi questa è la prima osservazione, cioè 20 anni dopo, 20 anni persi. Ecco, questa è una prima linea di riflessione. Attenzione che è un caso unico in Occidente e forse anche nei paesi non occidentali. Cioè una transizione che fallisce e marcisce così a lungo. Nella genere delle transizioni di regime, transizioni democratiche, eccetera, tutti si stanno interrogando sul caso italiano proprio per la sua cronicizzazione in sostanza, non si riesce a venirne fuori. Ora la domanda è innanzitutto il termine ad quem, cioè com'è che si fa vedere quando una transizione di regime, intendo regime in senso tecnico, cioè di regime politico, non nel senso giornalistico con il termine, perché sennò. Ma l'idea è che la transizione di regime si ha quando gli attori principali, cioè i partiti, si stabilizzano e si riconoscono. Dopodiché durano, in teoria, per l'eternità o per alcuni decenni o per un'epoca storica. No? Voi avete paesi come l'Inghilterra o gli Stati Uniti in cui i partiti politici hanno 2 secoli. Ne avete altri che hanno 40, 50, 60 anni, pensate alla Germania, alla Francia o cose di questo genere. Noi non riusciamo a stabilizzare gli attori politici. E la stabilizzazione avviene attraverso il riconoscimento reciproco. A questo punto, del riconoscimento reciproco e quindi di partiti fondati, stabili, o di attori politici, chiamateli come volete, rimane il punto aperto della crisi italiana. Destra e sinistra non si sono riconosciuti per 20 anni. Chi sia la colpa, non sia la colpa, non è qui. Il punto ormai è storico, no? Semplicemente non è andata in questo modo. Non è successo quello che ad esempio è successo tra PCI e DC, tra 46 e 48, ecco, insomma. Cioè, a tutti era chiaro nel 47, quindi nel mezzo della transizione, che PCI e DC si riconoscevano reciprocamente. E la transizione dura 3 anni, poi avrò il consolidamento e tutto qua. Eccetera, eccetera. Quello che noi non abbiamo avuto tra 94, 96, 97 è proprio questa fase breve in cui gli attori si riconoscevano. Ora, quello che noi stiamo assistendo, e quindi il primo problema del 2013 è che inizia una nuova fase di transizione. Questo è il nocciolo del problema. Ed è una nuova fase di transizione in una situazione aggravata rispetto a quella di 20 anni fa, di contesto. Questo è il noccio. Una nuova fase di transizione, e la domanda è quali sono gli attori politici che
emergeranno, in quanto tempo e se si riconosceranno reciprocamente. Questo è il nocciolo, perché se non si riconoscono siamo di nuovo da capo. Allora, intanto quanto durerà? Io vi faccio un'ipotesi, tanto per capirci, perché non è che tutto avviene in un anno. Dal 46 al 48 ci furono 4 elezioni. No? Ci fu un referendum, l'elezione della costituente, le amministrative, poi le politiche, poi di nuovo le amministrative. Ecco, quindi, ecco, voi tenete presente che nel 2013 ci sono elezioni politiche, 2014 europee, 2015 regionali, 2016 probabilmente nuove elezioni politiche. Ecco, questo è lo scenario che vi do. Cioè... Quante campagne elettorali? No. Siccome bisogna immaginare il futuro, no? Allora, 3 date sono certe, 2013 politiche, 2014 europee, 2015 regionali, ragionevolmente 2016 si torna a votare per un nuovo elezione politica. È difficile immaginare, da qualunque parte si guarda, che il Parlamento 2013 reggerà fino al 2018. Per ovvie ragioni, perché nel frattempo ci saranno aggiustamenti, cambiamenti e tutto, perché è tutto in fieri e quindi richiede, comunque, che la pensiate che siano 3 anni o 4 anni elettorali, voi sapete che con le europee politiche raramente si sovrappongono le votazioni, quindi le prime votazioni utili per nuove politiche del 2016. No. Il punto complicato in questo caso è che sembra essersi in qualche modo assestata, i sistemi partitici si reggono su colonne, perché o le colonne che fanno gli architravi oppure non. Allora, la colonna di centrosinistra sembra essersi assestata sul PD, il problema complicato è la colonna di destra o di centrodestra, chiamatela come volete. Attenzione che questo è un problema strutturale italiano. Cioè lo ritrovate nell'Ottocento, in epoca liberale, lo trovate con il fascismo, lo trovate poi in epoca, nel secondo Novecento con la Democrazia Cristiana, lo trovate col problema Berlusconi, eccetera. No? Quindi attenzione che è un problema storico di questo paese, strutturare una solida colonna di centrodestra. No? C'è stato anche i problemi a sinistra, eccetera, però strutturalmente è il centrodestra che ha sempre avuto problemi, pur governando, però ha sempre avuto problemi di quel tipo. E quindi, adesso io non entro nella cronaca politica, no? Però in larga parte, come voi sapete, è legato alla scelta di Berlusconi. E attenzione, poi passo ad altro, ad affrontare un terzo tema che mi interessava discutere con voi, terzo e quarto, che si collega all'economia e quindi anche a tutti gli altri soggetti a questo tavolo. Qual è il punto delicato sempre di questo paese? È la scelta tra una destra radicale locale e una destra moderata internazionale. E lo vedete negli ondeggiamenti. Adesso io semplifico un po', ma insomma lo vedete negli ondeggiamenti di Berlusconi, no? Un giorno è con la Lega e spara contro Monti, un giorno appoggia Monti, ecco, cioè è proprio questa scelta strategica. Tenete presente che questa scelta strategica, destra radicale, isolazionista, eccetera, coinvolge ad esempio un personaggio come Tremonti. E qui c'è un primo interrogativo, perché sulle scelte di questi 3 anni, 2013, 2014, 2015, 2016, 3 anni, 3 anni e mezzo, reggerà l'euro? Questa è la domanda, perché è su questa domanda che si ristruttura la destra, il centrodestra. Questo è il punto complicato, difficile e davvero chi ha la risposta ha il futuro in mano.
Questo è il punto complicato, e perché da questa risposta discende il futuro del paese, non solo economico, ma anche di assetto politico. Di assetto politico, ecco, questo è il punto su cui bisogna aver ben chiaro. Ecco, chiudo questo perché, però rende chiarissima il perché li facciamo qui, eccetera, eccetera. Cioè, la domanda è, ha ragione Tremonti che sta dando tutto a rotoli? Questo è il nocciolo fondamentale. Grazie a lui senza. Grazie a lui senza. Ma cioè, c'è chi scommette sul fallimento dell'euro, ecco, c'è chi scommette politicamente sul fallimento dell'euro. Questo è il nocciolo fondamentale. E c'è invece un'altra destra che voi vedete, incorporata in varie sezioni, eccetera, che invece accetta l'idea di una sorta di liberismo europeo. Terza questione, per non ripetere gli errori del passato bisogna provare ad esercitare un minimo di critica e autocritica sul ventennio trascorso. Cioè, che cosa, al di là di quello che ho già detto della legittimazione politica, ma c'è qualcos'altro che è andato male, cioè che è stato impostato sui binari sbagliati? E che fin dall'inizio, cioè fin dal 92, 93, 94, ha deragliato. Io ne indico quattro questioni di deragliamento che si tengono più o meno tutte assieme, ma che non sono così chiare nell'opinione pubblica e nel dibattito tra studiosi e rischiano di fare una seconda ripartenza. Attenzione che dubito che ci siano tre ripartenze. Cioè, e quindi incancrenirsi della situazione italiana. La prima questione, la priorità del debito pubblico. Il debito pubblico fu all'origine della crisi 92-93, ma poi tutti se ne dimenticarono. E 20 anni sono andati persi. Questo è un punto delicato. Perché? Perché? Qui ci sono governanti, c'è gente, ci sono tutti quelli che hanno preso per. Perché 20 anni no, per tutti? Non è che tutti Ricordiamo bene. Nell'euro abbiamo messo un. Ecco, ma adesso io devo semplificare, però la questione di fondo, poi chiarirò perché non sono neanche così d'accordo con questo punto. Tra il fatto che la questione del debito pubblico, invece di diventare il problema primo su che ordinava tutte le scelte successive, è diventato uno fra i tanti. Questo è il nocciolo della questione, anche nel 93, 94, 95, poi ce ne chiarirò perché. Questo è il punto delicato, per cui quella finestra di opportunità che si era data e che altri paesi hanno utilizzato, noi non l'abbiamo utilizzata. Questo è il punto complicato. Seconda questione, che così vediamo subito, come fin dall'inizio c'è l'equivoco, il federalismo ci gioca tutto da nessun equivoco. Un paese in debito non aumenta i centri di spesa, ma li riduce ad unum. Cioè, un unico conto corrente che oggi c'è, si famiglia indebitata, taglia le carte di credito, taglia i libretti di assegni e riduce ad unum. Se no è un colabrodo. Ecco, questa del federalismo, con oltretutto la scelta disseminata della riforma costituzionale 2001, uno dei problemi che ci portiamo dietro da 20 anni, dall'origine, 92, 93, 94, perché il federalismo è tecnicamente, letteralmente in contraddizione con il risanamento del debito pubblico. C'è niente. E se passasse la vicenda scellerata del federalismo fiscale, avremmo la carta 48, insomma, non a caso il governo ha messo un freno di quelli micidiali sulla riforma del cosiddetto. Terza questione collegata a questo, io devo decidere degli archicavi, non può essere che i poteri siano tutti uguali come recita la Costituzione del 2001 e tuttora siamo al catafascio con le province, cioè non può essere che Stato, regioni, province, comuni, città metropolitane siano pari. Io devo avere anche qui una teoria degli archicavi. Allora, quali sono, questo problema storico di questo paese, che è l'origine in parte, una parte del debito,
Il tutto nel mentre lo Stato italiano si regge sul Stato comune. A un certo punto metto le regioni, la provincia di eredità, e non riesco mai a sciogliere i nodi, compreso adesso. Che senso ha fare 51 province e le città metropolitane? Che senso ha? Tutti dicono, ma perché se no non si poteva, bisognava toccare la Costituzione. C'era una soluzione semplicissima, ma siccome manca una teoria degli architravi, va tutto a catafascio, ce la portiamo dietro da 20 anni questo problema. Bastava trasformare le province in 20 province regionali. Risolvevo il problema di un colpo. Avevo abolito le province e avevo individuato l'architrave. Un architrave, attenzione, che deve però far chiarezza sul nocciolo del federalismo. Io ho ancora da capire perché le assemblee regionali siano assemblee legislative. Che senso ha 20 legislazioni regionali? Ecco, boh, chiudo tutto per dire, 20 anni sono passati in vano su questo punto e tuttora c'è il caos. Terza questione. No? Debito pubblico, federalismo. Costituzione 2001. Sì, vabbè, federalismo, federalismo. La terza questione non chiarita di questo paese, nord-sud. Attenzione che si sovrappongono, debito pubblico, federalismo, nord-sud, li vede chiunque che si sovrappongono, no? Però o facciamo chiarezza su questo punto, no? Oppure. Non si riesce, ora io, siccome abbiamo tutti ben chiaro qual è il problema, però lo tengo solo 20 anni persi senza chiarire il punto. Che cosa bisogna fare per il sud di questo paese? L'idea, cara Derrida, così glielo chiamo, a Trigilia, eccetera, negli anni 90, che fosse possibile una via spontanea alla rinascita del sud, è stato il modo di buttare via i soldi. Peggio che quello. Vi ricordate Rossi come della Cassa del Mezzogiorno? Più soldi di un'intera Cassa del Mezzogiorno buttati al vento negli anni 90. Allora, la domanda è, o questo paese risolve questa questione del sud, oppure è inevitabile che prevalga l'altra linea, no? L'altra linea anti-euro, eccetera, di fatto prevede la separazione. Il giorno in cui, nell'ipotesi assicurata, l'euro fallisse, questo paese, per ovvie ragioni, si separa. Allora, questo problema del nord-sud non è mai stato affrontato con la sufficiente chiarezza. Provo a dirla in termini un po' brutali. Il sud va commissariato, punto e a capo. Questo è il nocciolo della questione che da 20 anni ci trasciniamo. Ci trasciniamo. E siccome non si può dirlo, perché siamo, tra virgolette, in democrazia, no? Ecco che lo si ammanta di mille discussioni che voi sapete si arrampicano su tutti gli specchi possibili, immaginabili, no? Da chi? Dalle classi dirigenti del nord, che devono dire se sono capaci di farlo o meno. Allora noi abbiamo contemporaneamente negli stessi 20 anni uno dei più clamorosi successi di recupero di divari territoriali. Ed è il classico, ed è il caso della Germania dell'Est. L'abbiamo negli stessi anni, 89-2009, lì è stato commissariato, cioè è stata fatta un'agenzia governativa, formalmente si eleggevano i Länder, in realtà non avevano nessun potere e le classi dirigenti della Germania dell'Ovest hanno accettato la sfida di dire ai loro cittadini dell'Est, accettate 20 anni di sospensione e poi sarete uguali a noi. Questo è un patto vero tra territori e classi dirigenti. Ultimo punto di fallimento del ventennio passato sono i patti sociali. I patti sociali. Cioè, qual era l'illusione degli anni 90? Nel senso che sono durati solo nell'emergenza, la fine della scala mobile e il primo patto sociale. Qual era l'illusione degli anni 90? Che alle difficoltà della politica la supplenza più adeguata sarebbe venuta dalle grandi organizzazioni di rappresentanza dell'interesse. Ora, la riforma delle pensioni è stata una tragedia sotto questo profilo, nel senso che ha evitato di anticipare cose che potevano essere fatte prima e il segno tutto successivo delle misure
misure prese in questo campo di politica industriale, di politica sociale, di politica del pubblico impiego, eccetera, con l'accordo delle parti sociali si è rivelato una delle cause del fallimento di questi vent'anni. Bisogna dirlo, perché sennò non ci capiamo dove abbiamo sbagliato. C'era la fiducia, c'era l'interesse. Questo terzo punto ho proprio chiuso, quindi. In situazioni di debito, verticalizzare, centralizzare, aumentare le risorse di autorità contro la partecipazione è inevitabile. È inevitabile. Come chiunque dei sindacalisti qui dentro abbia visto un'azienda che si ristruttura quando è sull'orlo del fallimento. Quindi non si tratta di dire a me piace di più questo, a me piace di più quest'altro. Nessuno gliel'ha mai detto agli italiani. Questo è il punto. Perché nessuno gliel'ha mai detto? E qui vengo all'ultima, due minuti, ho finito. Nessuno gliel'ha mai detto per i problemi dei voti. Dei voti, per prendere voti. Siccome c'era di mezzo una competizione politica di questo tipo, nessuno gliel'ha mai detta. E quando qualcuno ha provato, ne sono emerse cane di tutti i tipi. Ora, il punto complicato qual è? Sono due. Primo, che nel frattempo la crisi di legittimazione e di legittimità delle classi dirigenti, specie politiche, è scesa a livello più basso. Cioè anche quel po' di risorse di legittimità e di legittimazione che avevo nei primi anni 90 oggi non li ho più. Il secondo punto è il seguente. Quindi il problema è come si fa a prendere decisioni autoritarie senza legittimazione. Questo è il punto. O autoritative, adesso io esagero per... Però questo è un punto delicatissimo, perché coinvolge i media, coinvolge tutta questa roba qui, la marmellata italiana. Secondo punto, nello stato di eccezione, perché in tutto e per tutto ci troviamo in stato di eccezione, adesso senza tirar fuori il mite di è stato di eccezione, perché siamo di fronte a eventi eccezionali. Basta il 51%? Cioè questa retorica del maggioritario è adeguata ai tempi correnti? Questo è il nocciolo del problema. Cioè il maggioritario è una formula adeguata per democrazie normali e per problemi normali. Ma quando la democrazia è in difficoltà e i problemi sono d'eccezione, la domanda è basta il 51%? Ora voi sapete che giusto 40 anni fa, nel 73, questo provocò una riflessione di un signore che si chiamava Berlinguer. Intorno al 51%, però sembra abbastanza ragionevole che ad autunno la Merkel guiderà una coalizione socialdemocratici CDU, visto che non ha la CSU e non ha i liberali, perché ormai quelli gli votano sistematicamente contro, quindi se vuol venirne fuori. La Spagna di fatto governa con una grande coalizione, la Grecia di fatto governa con una grande coalizione. Obama. In qualche misura il sistema francese è teso a fare grandi coalizioni, quindi l'Inghilterra è un po' diversa. Ecco, la domanda è ha senso impostare tutta la retorica pubblica di questo paese per l'anno 2003-2013 sul maggioritario? Ecco, questa è la domanda che vi propongo. E ultimo, terzo punto di questo scenario, ho finito davvero, cioè ho detto problemi di autorità legittimazione, problemi del 51%, cioè come faccio a prendere decisioni ancora più dure col 51%? Terza questione, chi sono le classi dirigenti? Sì, perché nello stato di eccezione si pone la domanda chi comanda. Questo è un punto delicato, no? Questo è un punto delicato perché come avete detto, i politici hanno pochissima carisma legittimo. Carisma, ho usato l'espressione Versailles, però i
problema esiste, non è problema di carisma, il problema è che di legittimazione a prendere decisioni sulla pelle della gente. La supplenza associativa ha mostrato i suoi limiti gravissimi, cioè le due soluzioni degli anni 90, nuovi politici più compromessi associativi, ecco, e allora da dove li tiro fuori? Visto che le classi dirigenti non nascono sotto i cavoli, né le posso importare dall'estero come si fanno con i calciatori, il problema di chi comanda diventa uno dei temi più critici del 2013-2014. Qui inizia tutto il filotto Monti sì, Monti no, eccetera, eccetera, e ve lo risparmio.